Ci saranno anche le ragazze della squadra di calcio a 5 di Locri, costrette a chiudere e ad abbandonare la Serie A a causa delle minacce dell'Ndrangheta, a festeggiare l'8 marzo nella città metropolitana di Napoli. Incontreranno le atlete del Napoli Calcio sul campo di Anacapri nell'ambito di Donna e Sport, una delle tante manifestazioni celebrative di questa importante giornata che quest'anno per la prima volta sono state messe in rete dall'ente di Piazza Matteotti in un unico cartellone che arriva fino ad aprile e che tocca molti comuni dell'area metropolitana. È veramente una cosa molto importante, perché ogni comune è stato stimolato anche dal nostro invito a promuovere iniziative sulle donne, e molti comuni che forse non avevano questa volontà, non avevano questa idea, l'hanno fatto. Quest'anno abbiamo voluto rilanciare alla grande la giornata della donna, che non è una festa, ripetiamo che non è una festa, è una giornata di ricordo e di lotta per l'autodeterminazione, di lotta per la parità, di lotta contro i soprusi, di lotta per le nostre sorelle straniere che vengono dalle nostre parti e spesso sono trattate come schiave. La città metropolitana finalmente crea delle forme di armonizzazione e siamo molto felici di averlo fatto. Il programma completo è consultabile sul sito web della città metropolitana, dove è stata aperta un'apposita pagina che sarà continuamente aggiornata sugli eventi divisi per comune. Incontri, convegni come quello sul caso Colonia in programma l'8 marzo presso la seconda università, rappresentazioni teatrali, reading di poesia, una lectio magistralis prevista per l'11 presso la sala Nunez del Consiglio Comunale di Napoli, mostre d'arte e di fotografia. A presentare l'iniziativa nella sede Mariella Cirillo anche molte donne che ricoprono un ruolo istituzionale nei comuni aderenti a quella che è diventata una vera e propria rete metropolitana per la difesa dei diritti delle donne e per le pari opportunità. Ho cercato di costruire questa rete e sono soddisfatta del lavoro finora fatto e spero che sia solo l'inizio, come diceva anche Elena prima, che questi fiori cominceranno a sbocciare e diventeranno un giardino fatto di fiori, quindi la mia speranza è questa.